Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, aggiornamenti riguardanti due giocatori fondamentali in questa corsa di avvicinamento al match di sabato sera contro il Bologna, ore 20 e 45 allo stadio Dall'Ara. Aggiornamento che riguarda due giocatori fondamentali per Pioli. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo gentilmente il like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina din din con le virgolette per avere tutte le notifiche di quando c'è un nuovo video disponibile di Milan Inside. In descrizione qui sotto tutti i link di tutti i profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com per tutte le novità, le news, interviste riguardanti partite, mercato, tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. Allora, ragazzi, i due giocatori in questione sono Theo Hernandez e Ante Rebic. Theo, che è risultato positivo all'incirca una settimanella fa, è mancato contro il Verona, è mancato contro il Porto, sostituito da Ballo Touré che personalmente non mi ha convinto nelle apparizioni finora, praticamente mai. Non mi ha convinto. Diamogli tempo. Diamogli tempo, aspettiamo. È stato comunque un investimento a basso costo. Al momento, personalmente, non mi ha convinto. Vedremo, vedremo, sperando che non bisogna. Non ci sia più bisogno di sostituire per assenze Teo. Teo che oggi effettuerà un tampone di controllo che se dovesse risultare negativo potrebbe permettere a Mister Pioli di utilizzarlo già sabato contro il Verona. Contro il Bologna, perdonatemi. Contro il Bologna, tampone che tutti i tifosi, anche Mister Pioli, al quale approfittiamo, scusandoci per il ritardo, di fare qui tramite video gli auguri per il compleanno di ieri. Tanti auguri, Mister. Tampone che da ciò che si è appreso, quando è risultato positivo, aveva presentato una carica virale bassa. Quindi la possibilità che Teo si negativizzi esiste, è corposa, però chiaramente bisogna aspettare l'ufficialità e il responso del tampone stesso in questione, che verrà effettuato oggi. Teo che probabilmente è stato a memoria, non mi vengono altri casi di giocatori, parliamo sempre di giocatori di calcio, che abbiano avuto 2 volte il Covid. Mentre Teo a quando va è l'unico perché l'ha avuto già l'anno scorso e l'ha ripreso quest'anno. Questo è il motivo anche per cui si spiega l'eventuale ed effettiva carica virale bassa del tampone positivo. Ma comunque, tant'è, qui non si parla di infortuni, si parla di un qualcosa che se è negativo Teo c'è, non è che rimane il dubbio, ma forse anche se è negativo Teo ci sarà sabato, se
speriamo di no, ancora positivo, probabilmente recupererà per la partita successiva. Invece, per quanto riguarda, dobbiamo trovare un soprannome per Rebic. Rebic, come si chiama? Ante Rebic. Ce l'ho. Lo chiameremo Devastante Rebic. Mi piace. Anche se vorrei qualche consiglio, consigliatemi qualche nome per Rebic, qualche soprannome. A te io è già Treno Hernandez, che ci può stare, anche se guarda, non c'è la monarchia, c'è la democrazia, quindi sentiamo tutti i consigli. Se avete soprannomi da consigliare, scriveteci. In maniera che ci mettiamo d'accordo, insomma, mica deve essere. Scherzi a parte, per il momento, in assenza di altro, è Devastante Rebic. Allora, scherzi a parte, Rebic, Ante Rebic, ieri ha fatto l'allenamento. Allora, l'ha fatto da solo, quindi non in gruppo, però sul campo, quindi personalizzato, però sul campo, non in palestra, non a regola, sul campo, il che è già una notizia positiva. Quindi non c'è bisogno della fase in cui deve passare ancora e arrivarci al campo, lui già ci sta. E la questione è tutto vedere gli allenamenti di oggi barra domani, perché nel momento in cui dovesse rientrare in gruppo o durante l'allenamento di oggi o durante l'allenamento di domani, magari più oggi, domani è già venerdì, il giorno prima sarebbe utilizzabile per qualche minuto. Vabbè, comunque, se tra oggi e domani Rebic rientra in gruppo, è molto probabile, sicuro che venga perlomeno convocato. Poi vediamo se utilizzato. Comunque, già il fatto che abbia effettuato l'allenamento personalizzato sul campo già è una notizia positiva. È chiaro che ci auguriamo che anche lui possa recuperare, anche perché vedasi anche l'ultima partita, è vero che Milan ha giocato male, è vero che l'atteggiamento dipende poco dai titolari o dai panchinari, però è anche vero che in Champions nessuna squadra può permettersi di concedere ad un avversario, anche di livello un po' più basso, a quelle più blasonate, 5-6 titolari. Perché difatti quelli erano Maignan, Theo, Kessié, Diaz, Rebic e Ibrahim, 5 titolari, non ci si può permettere di concederli a nessuno. Non cerchiamo scuse, l'analisi l'abbiamo fatta, abbiamo meritato di perdere anche se c'è stato l'ennesimo errore arbitrale, e dico sempre che ciò che si merita durante una partita non per forza lo si ottiene. Nel senso, una squadra potrebbe meritare di vincere e perde, così come meriterebbe di perdere e vince. Magari quella era la partita dove noi avremmo strameritato di perdere, però per un'occasione, per un episodio, un tiro dai 30 metri, un calcio d'angolo, un rigore, un autogol, magari la vincevamo e il giudizio era diverso. Solo per il risultato, non per la prestazione. Vabbè, ma tant'è. Dobbiamo riprenderci a partire già da sabato contro il Bologna. L'occasione si presenta subito ed è tanto meglio, così avremo modo di riscattarci in maniera
maniera, sfugge il termine, in maniera pronta, in maniera immediata, ecco, dopo 3-4 giorni. E quindi, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato, vi ricordo gentilmente il like, iscrizione, campanellina, tutti i profili social in descrizione, sito internet, e vi ricordo i prossimi appuntamenti, anzi non ve li ricordo, rimanete online dappertutto, seguiteci e saprete i prossimi appuntamenti di Milan Insight. Vi consiglio di andarli a vedere perché c'è qualche chicca. Scusatemi. Tra cui qualche chicca, che cosa vi posso dire? Ah, facciamo così, vi do un indizio. No, non vi dico niente, andate a vedere. Ciao.